Sono Lucianella Corbeddu e sono un'analogista. Quando tanto, tanto tempo fa ebbi l'opportunità di assistere a una conferenza di Stefano Benemeglio e compresi ebbi subito questa sensazione di trovarmi davanti a qualcosa di davvero nuovo, direi rivoluzionario, rispetto a quanto io conoscevo sulle relazioni, sulla comunicazione umana. Questa sensazione così forte che ebbi modo di rafforzare vedendo gli esperimenti, proprio le dimostrazioni pratiche con il pubblico, fu poi confermata ampiamente quando iniziai a studiare queste splendide discipline, le discipline analogiche per l'appunto, cioè questo patrimonio di conoscenze, di scoperte da parte proprio di Stefano Benemeglio sul mondo emotivo dell'individuo. Fino poi ad arrivare ad oggi a esercitare la professione di analogista che viene oggi celebrata appunto in questa giornata. Ebbene, attraverso questo studio di tutte queste leggi e regole che Benemeglio ha messo a fuoco e che governano non già l'istanza logica alla quale noi siamo abituati e avvezzi, alla quale ci riferiamo costantemente, ma proprio il mondo emotivo, quelle caverne della nostra emotività, e mi resi conto di tutta una serie di interrogativi che trovavano risposta. E effettivamente fu una scoperta davvero affascinante. Pensiamo a espressioni tipo, non so, mi ritrovo sempre a fare lo stesso errore, ma cosa ci faccio di nuovo in questa situazione? Oppure mi innamoro sempre della persona sbagliata. Ecco, sembrano luoghi comuni, ma quante volte si affacciano nelle nostre vite? Beh, studiando questa materia molto vasta, peraltro, e profonda, ho trovato tante risposte. Ho scoperto, per esempio, che questa nostra sfera emotiva è una intelligenza, e questo lo si sa naturalmente, ed è molto ben organizzata per raggiungere i suoi scopi, i suoi obiettivi. E questi obiettivi quali sono? Sono un po' diversi da quelli della nostra ragione. Diciamo che ho cominciato a fare con la conoscenza dell'elemento tensione. La tensione è un qualcosa di costantemente presente nella nostra vita e, come dire, ha anche una accezione rispetto alla nostra razionalità un po' negativa, insomma, se vogliamo, no? Quando parliamo di tensione, è un qualcosa che un po' ci pesa. In realtà, come ancora una volta ribaltando molti schemi che sono presenti nel nostro quotidiano, appresi che la tensione invece è un elemento importantissimo nella nostra vita, è un vero e proprio carburante umano ed è anche l'obiettivo proprio di quella ricerca costante da parte della nostra sfera emozionale, istintuale, nel mantenerci vivi, nel cercare sempre uno stimolo che ci consenta appunto uno stato vitale in grado di mantenerci in vita e di evolverci costantemente. E il punto però era chiaramente una apparente contraddizione tra questa ricerca degli stati tensionali da parte della nostra sfera emozionale, peraltro molto potente, e invece delle resistenze da parte della nostra sfera logico riflessiva. E questo accadeva, e scoprì anche questo, accadeva perché, e accade, perché la nostra parte emotiva segue, come dire, delle leggi naturali, segue la biologia e quindi non distingue, non giudica, non etichetta, diciamo così, e quindi per il nostro istinto, piacere o sofferenza, diciamo così, pari sono. Cosa che non è affatto, invece lo sappiamo bene, per la nostra parte logica, che invece risente, anche chiaramente positivamente, ma anche in certi versi un po' meno, della nostra evoluzione e quindi ha tutta una serie di sovrastrutture che la portano poi a valutare e anche spesso a trattenere le nostre emozioni. Quindi capita spesso che appunto la sfera emozionale spinga per cercare questa sua pappa, questo suo cibo quotidiano, e la parte razionale invece freni perché magari subentrano dei vincoli, delle paure, dei dolori, dei timori, e quindi cosa accade? Che questa energia rimane trattenuta nel sistema.
Ora, non è una cosa da poco, insomma, perlomeno per me aver compreso questo e aver compreso che quando noi espletiamo questa energia, la liberiamo in un modo che sia armonico con l'individuo e con il suo equilibrio, questa, come dire, diventa una tensione emozionale, quella che noi definiamo emozioni, quindi con una accezione positiva. Quando invece comunque parte questo stimolo, questa energia, ma viene bloccata da che cosa? Beh, ma da tanti vincoli presenti nella nostra vita. Pensiamo ai sensi di colpa, pensiamo al timore del giudizio degli altri, ci sono un'infinità, no? Di dogane che noi ci creiamo nella nostra esistenza. E a quel punto quel carico energetico non può essere espletato, deve rimanere nel sistema, rimanere compresso nel sistema e va ad alimentare quel fardello di emozioni compresse per l'appunto, che poi, come dire, non sono lì inerti, sono in realtà un grosso patrimonio energetico di cui noi potremmo disporre, ma che invece spesso teniamo là a produrre effetti non sempre positivi, fino addirittura a impattare sulla nostra salute. La fisioanalogia, per esempio, è una delle declinazioni degli studi sulle discipline analogiche, che studia proprio il rapporto tra questi dinamismi e la ripercussione sulla salute in termini emozionali. Quindi effettivamente in questa scoperta, man mano che mi addentravo, davvero era sempre più affascinante anche scoprire tanti aspetti legati proprio a queste dinamiche all'interno delle relazioni umane. E quindi cominciai a comprendere perché tanti comportamenti che apparentemente, secondo i nostri modelli logici e della nostra quotidianità, dovevano portare un consenso, e molto spesso invece portavano all'effetto opposto. E tutto questo fu chiaro intanto con il primo degli assiomi benemeriani. Questa materia è costellata di assiomi, in quanto sono enunciazioni di concetti molto facilmente verificabili nella vita quotidiana. E il primo dei quali è, scherzoso ma non troppo, non cade foglia che concio non voglia. Cioè, davvero nulla nella nostra vita è scevro dallo zampino di questa nostra parte emozionale, che ben inteso non è un infingardo. Ma anzi, è la nostra parte più potente, emisfericamente più potente. E questo spiega anche perché quando siamo in balia di un'emozione, buona o cattiva che sia, è molto difficile per la nostra razionalità venirne a capo, insomma, e governarla. E invece questo è proprio l'obiettivo, peraltro, del lavoro dell'analogista e comunque delle discipline analogiche in generale. Quindi, oltre ad aver appreso che non cade foglia che l'inconscio non voglia, c'era un altro assioma, cioè tuttora importantissimo, che dice: nella vita chi chiede è perdente e chi sa ottenere è vincente. Beh, anche qua, insomma, un bel cambiamento rispetto a quelli che sono i nostri modi di vedere le cose, no? E invece è proprio così, nel senso che quando noi chiediamo, non stiamo fornendo uno stimolo. Abbiamo visto che la parte emotiva cerca stimoli, vuole le emozioni. E solo chi fa vivere emozioni viene poi gratificato, e cioè riceve quel consenso che sta cercando. Ma quando noi ci poniamo richiedenti, in realtà non stiamo fornendo emozioni al nostro interlocutore. Quindi è come se, mettiamolo in un modo, insomma, il più semplice possibile, scontentassimo questa parte emozionale, che rimane deprivata del cibo di cui ha bisogno. Quindi la persona, senza nemmeno accorgersene, sarà portata a penalizzarci, cioè a non darci quel consenso, quell'approvazione che noi ci aspettiamo. E quindi è più che mai evidente che se noi non ci attiviamo per promuovere uno scambio proprio di emozioni con i nostri interlocutori, ben difficilmente potremo ottenere quello che desidereremmo ottenere nella nostra vita. Quindi, chiedendo, sicuramente non approderemo a questi obiettivi, ma ottenere è vincente. Vincente, cosa vuol dire? Vuol dire in grado di conquistare appunto questo livello, questa qualità della vita, il consenso di cui si ha necessità. Quindi ottenere cosa vuol dire? Vuol dire creare le condizioni emotive ottimali,
Per cui alla fine potrò anche chiedere quel qualcosa, ma già c'è una condizione tale per cui quel sì mi arriverà automaticamente. Sembra una cosa difficile a farsi, ma in realtà non lo è affatto. Quando come dire, si impara questo modo di gestire le emozioni, ma in che modo, appunto? Qual è lo strumento? Beh, ci viene in soccorso un'altra delle scoperte straordinarie di Stefano Benemeglio, e cioè il linguaggio non verbale di questa nostra sfera emotiva. È un linguaggio straordinario quanto naturale. Noi ce lo abbiamo sempre sotto gli occhi, ma in realtà non decodificandolo non possiamo avvalercene. È un linguaggio non verbale, per l'appunto, mentre la parola è l'espressione della nostra sfera razionale. Il linguaggio del corpo è quello che invece esprime tutto ciò che accade nella nostra sfera emotiva. Ed è una cosa veramente affascinante perché non riguarda solo noi, ma anche i nostri interlocutori. Quindi questo linguaggio, che è molto strutturato, è un linguaggio che si compone di tre classi di segnali, di scarico tensionale, di rifiuto, di gradimento, è, come dico io, un navigatore nella vita, perché non solo ci consente di decodificare quello che accade in noi o nel nostro interlocutore, ma ci consente lo scambio, l'incontro, di interagire con questo linguaggio e anche di avere contezza sincera di quello che veramente bolle in pentola. E quindi immaginarsi quanto possono cambiare le situazioni, le relazioni, quando noi ci accorgiamo da un segnale di rifiuto, ad esempio, che la persona alla quale stiamo proponendo qualcosa ci sta dicendo un sì perché ci vuole bene, un totale buona fede, e invece sul inconscio sta dicendo no. Non è d'accordo, non desidera, e noi sappiamo che non cade foglia, che l'inconscio non voglia, quindi quel sì troverà una strada molto in salita per essere realizzato. Così come invece, viceversa, non ci scoraggeremo davanti a un no se il nostro interlocutore ci fa un segnale di gradimento, e ce ne sono moltissimi, segnali di gradimento come di rifiuto, e allora comprenderemo che malgrado l'apparenza abbiamo un margine, possiamo andare avanti, possiamo ancora spingerci un po'. Ecco, immaginare quanti conflitti ci risparmieremo, insomma, pensiamo anche nel rapporto con i figli, in tutti i tipi di relazioni. Quindi effettivamente è proprio un cambiamento paradigmatico nel promuovere quello che è un vero incontro, e cioè proprio, appunto, come dicevamo, uno scambio di emozioni. Nel momento in cui c'è questo scambio emozionale, noi stiamo promuovendo l'incontro autentico, anche se, ben inteso, le emozioni che stiamo fornendo non sono sempre positive. Perché abbiamo visto che il nostro inconscio ricerca la tensione e non la giudica. Quindi molto spesso, e qui arriviamo alle espressioni di cui parlavamo poco fa, no? Quando dicevamo perché mi trovo sempre a fare gli stessi errori, perché mi innamoro sempre della persona sbagliata. Ma cosa vuol dire sbagliato? Cosa vuol dire errore? Sbagliato lo è per la parte razionale, ma pensate un po', per la nostra parte emotiva è giustissimo. Perché è così? Perché magari quella persona sbagliata o quella situazione sbagliata, tra virgolette, ci fa replicare e rinnovare un turbamento, un disagio, una sofferenza che in passato comunque ci ha nutrito. Quindi il sistema la va a replicare, ci spinge a rivivere quelle sensazioni per reperire carburante. Questo carburante sarà tanto più necessario quanto meno noi portiamo piacere nel sistema. Un altro degli assiomi benemegliani dice la sofferenza è direttamente proporzionale all'assenza di piacere. Quindi più condizioni migliori, armoniche, di piacere, di stimoli positivi riusciremo a mettere nel sistema, e più sarà difficile che questa spinta a vivere la sofferenza e quindi a mangiare si faccia sentire. Quindi pensiamo quindi quanto è importante che noi impariamo a gestire, come dice Stefano Benemeglio, a fare l'arbitro, perché noi siamo abituati a parteggiare per una parte o per l'altra, per la ragione o per le emozioni, ma in realtà non abbiamo mai imparato a fare l'arbitro, il regista, il comandante della nave, insomma. E questo è un aspetto, anche questo, fondamentale. E appunto, come si fa a fare l'arbitro? Appunto, apprendendo
queste conoscenze e anche naturalmente liberando questi fardelli, questi nodi, questi posti di blocco proprio, no? Queste dogane che noi viviamo all'interno del sistema, spesso in modo inconsapevole, perché la parte razionale cerca comunque di andare avanti anche quando soffriamo, anche quando viviamo delle situazioni molto spiacevoli, giustamente trova le risorse per andare avanti, ma su un piano profondo, biologico, diciamo così, emozionale, molto spesso quei turbamenti, quei disagi non sono ancora metabolizzati e, ripeto, non sono inerti, producono effetti. Quindi è importante sciogliere questi momenti di grande disagio, di grande difficoltà e utilizzare queste energie, perché sono energie preziose che sono invece imbrigliate, imprigionate nel sistema, ripeto, a comprimerlo. E credo che per tutti sia chiaro, no? Questo aspetto della compressione quando ci sentiamo il peso sul petto, quando sentiamo proprio fisicamente. E appunto il ruolo dell'analogista è appunto anche questo, quello di trasferire strumenti, tecniche per la propria e anche altrui conoscenza da un punto di vista proprio delle relazioni, della comunicazione e anche poter consentire alla persona di entrare in contatto con questa sfera emotiva che tutto sa della nostra vita e poter consentire questo riequilibrio, questo poter riportare le cose sotto i livelli di guardia e poter consentire di accedere a una qualità della vita più libera, perché il nostro mondo emotivo, diciamo che ha un po' sofferto, no? Nel corso dei secoli, se non dei millenni, insomma, di una attenzione diversa, soprattutto negli ultimi secoli, naturalmente, e invece questo mondo emozionale è una risorsa immensa. La nostra parte emotiva deve diventare il nostro potentissimo alleato, non più un qualcosa che noi dobbiamo temere. Quindi, ecco, il ruolo dell'analogista, una bellissima professione, è quello appunto di consentire, di aiutare, di facilitare, di promuovere questo nuovo benessere emotivo all'insegna, dicevamo, di questa nuova libertà emozionale, armonica con la parte razionale e all'insegna ancora di quella che noi appunto amiamo chiamare l'arte delle emozioni. Grazie.